Grande accoglienza per Francesco Moser a Macerata, ospite qui della parrocchia Santa Madre di Dio per un incontro, per rivivere tanti momenti, tante vittorie. E questa grande accoglienza per te ormai è popolare in tutta Italia, dove vai? Beh, siamo passati in questi posti tante volte con le gare, anche con la Tirreno Adriatico e il Giro d'Italia. Oggi siamo a Civitanova Marche per il riposo e allora con il mio amico Jacobone abbiamo deciso di fare questo incontro e con piacere insomma accettato di essere qua. Grandi giorni questi, insomma, ecco, col passaggio del Giro d'Italia proprio nelle Marche e la vittoria di Tiralongo, di un gregario come Tiralongo di ieri e l'emozione del suo capitano. Che tipo di emozione è all'interno del ciclismo? Sempre più rara? Ma no, è che le squadre, bene o male, sono una famiglia che devono andare d'accordo, perché se vogliono vincere le squadre devono organizzarsi e andare d'accordo e non sbagliare niente, perché nel ciclismo moderno se sbagli una mossa hai perso. E direi che quando una squadra vince è un risultato di tutti. È un ciclismo molto diverso perché diciamo che è gestito un po' dai direttori sportivi, anche in corsa i corridori non fanno più quello che vogliono loro, insomma c'è sempre una direttiva anche quando correvo io, però noi decidevamo noi quello che si faceva in gara, invece adesso hanno queste radioline e i corridori sono praticamente telecomandati. Una domanda, ho visto una foto dentro, voi due in bicicletta, in che occasione è stato questo appuntamento? Ah, molto spesso uscivamo insieme e logicamente lui mi faceva fare delle grandi brutte figure, specialmente in salita quando mi spingeva, ecco, e anche quando c'erano le persone davanti. Poteva farne pure a meno. Certo, vicino a Moser chiunque insomma sfigura. Perché magari andavamo in bici, poi mi diceva ma io devo alle 9 essere a casa, allora devo spingermi perché se aspettiamo che vai dal tuo passo non arriviamo più.